Juve, rabbia sui social, Allegri, i giocatori ruolo e quella stretta di mano. Sui social esce un il giorno dopo il netto 5-1 del Napoli sulla Juventus. Il più cliccato è il video che immortala l'inseguimento di Luciano Spalletti a Massimiliano Allegri. Mano tesa in avanti, marca il collega fino all'ingresso del tunnel e finalmente ottiene la stretta di mano. L'espressione del volto dell'allenatore del Napoli varrebbe almeno l'Oscar per miglior attore, protagonista naturalmente. Ma anche le cinque purpette di Nino D'Angelo hanno conquistato consensi. E chi posta immagini di un nuovo logo della Juventus, chi fa ironia anche sull'inchiesta che coinvolge i club bianconero e ipotizza una nuova indagine sulle plusvalenze di gol del Napoli. E chi, questa mattina, parla di un campionato sempre più tinto d'azzurro e lo illustra con la stupenda vista di una mattinata serena a Napoli. Gioia pura, senza voce e senza parole, solo tanta gioia. Siamo i più forti che lo vogliate o no. Come per chi posta il video della festa dei giocatori del Napoli e dichiara, venderei un polmone per essere lì ora. Per chi si fosse scordato com'è finita, le immagini dei due allenatori. E l'entusiasmo sconfina nelle lezioni di Napoletano. Noi a Napoli quando uno prende un sacco di mazzate diciamo che ha avuto un pagliatone. I tifosi juventini, super delusi dopo una striscia di 8 vittorie che aveva fatto sognare. Mettono sotto processo Allegri. Perché ha stravolto la Juve ieri per trovare una posizione a Chiesa. Punto. E poi ancora, in due anni Allegri alla Juve riesce a vincere un misero scontro diretto su 9. Non ha valorizzato nessun giocatore, l'esatto contrario. Lascia Allegri o ti impazza. Sì. Perché non è una sconfitta casuale, ma nasce dai limiti tattici di questa Juve. Giocatori fuori ruolo e con poca coordinazione tra centrocampo e difesa. C'è però chi difende Allegri e posta le foto con i trofei. C'è chi aveva previsto tutto, dopo il primo tempo contro l'Udinese. Era solo un segno premonitore. E dopo una delle sconfitte più nette il precedente 5-1 è del 1993 contro il Pescara in cui giocava, e segnava, Allegri, c'è chi mette ancora l'amore bianconero davanti a tutto. Oggi amata mia è andata davvero male, meglio leccarci le ferite in silenzio. Che a darci addosso ci penseranno già i nostri nemici.